grazie a te Carlo, al collegio a tutti voi che siete qui intanto vi rassicuro subito non parlerò in latino o in greco come i titoli dei miei libri potrebbero lasciare immaginare ehm, a dirla tutta in realtà fino a due o tre giorni fa nella mia confusione pensavo che si trattasse di una lezione per i dottorandi invece poi ho capito che è una cosa un po' diversa quindi cercherò diciamo di rendere questi temi che di per sé non sono semplici eh, comunicativi per quel che eh, riuscirò a fare. Dunque, eh, partiamo da questa osservazione di un dato di cronaca sulla copertina del numero eh, di dicembre 2006 della rivista Time che come forse qualcuno di voi sa è dedicata tradizionalmente ai personaggi dell'anno, appare la foto di un computer, anziché la foto di un tale personaggio, di un medico, di un politico, la foto di un computer aperto con al posto del monitor una superficie riflettente come uno specchio, al cui centro campeggia. Lettere cubitali il pronome IU. Tu, quindi in questo modo chiunque guardi questa copertina, vede riflesso in questo specchio il proprio volto che è promosso a persona dell'anno, cioè significa tu sei lettore la persona dell'anno. Qual è l'intenzione della, della rivista? Qual è stata la strategia? Cioè il fatto che. Si vuole dire che nella società contemporanea nessuno oggi esercita maggiore influenza più dell'utente di Internet, con le sue foto, con i suoi messaggi, le sue dichiarazioni. Ma eh, questo mh, divertente espediente può essere interpretato anche in un altro modo, in una maniera meno scontata per così dire, e cioè, da un lato. La rivista dichiarando persona dell'anno qualsiasi lettore, chiunque guardi la sua copertina, dà al lettore uno spazio di assoluta centralità. Che fino allora, in tutti gli anni precedenti, era stata riservata a individui eccezionali. Però, dall'altro e nello stesso momento, lo inserisce in una serie di. Potenzialmente infinita, che come dire elimina quegli stessi caratteri personali, individuali, che pure, da altro punto di vista, vuole assegnarli, no? Ci pensiamo bene, sorta di scambio di ruoli, ti dichiaro persona, però esattamente come chiunque altro stia al tuo posto. In fondo, questo, questo gioco, ripeto, è un po' una metafora di un processo più ampio. Oggi, come voi sapete, anche i partiti politici ambiscono a diventare partiti personali, non soltanto in Italia devo dire, no? per produrre identificazione con gli elettori, con la figura del leader. Ci si identifica con l'immagine, con la persona del leader e dunque il partito si presenta non come una macchina burocratica, ma come un partito personale. E d'altra parte anche nella pubblicità, no? tutti i prodotti che vengono pubblicizzati vengono pubblicizzati come molto personalizzati, cioè adatti alla personalità di colui che dovrebbe diventare acquirente. No, questa, questa crema da barba fa proprio al caso tuo e pro, ti, eh, co comunica il tipo di personalità che tu hai. Naturalmente anche in questo caso, come accade per la copertina di Time, in realtà questa, questo effetto di personalizzazione mette tutti quanti gli acquirenti sullo stesso piano. Cioè è un messaggio rivolto a tutti. Dimostra comprando l'acqua San Benedetto la tua personalità, perché solo tu hai quella personalità, però lo si dice a tutti quanti. Quindi eh, è un processo, un procedimento che da un lato è di personalizzazione, di individualizzazione, dall'altro al contrario, tende a spersonalizzare, no? Da un lato tende a creare un soggetto, dall'altro però tende come dire, ad oggettivarlo, a verificarlo, a inserirlo dentro un dispositivo che lo adopera. Ecco, questo paradosso oggi acquista un rilievo tanto maggiore perché la nozione di persona si è dilatata in tutti gli ambiti della nostra esperienza. Dal linguaggio giuridico che considera la persona l'unica capace l'idea di persona l'unica capace di garantire i diritti umani, alla politica che usa sempre più il termine persona al posto del termine cittadino perché la si considera più universale e alla filosofia che, come sappiamo, tutte queste lezioni sono rivolte a questo tema. Assunto non soltanto il filone cosiddetto personalista, no? il filone personalista francese di Meunier, di Maritain, ma tutta la filosofia contemporanea, sia analitica sia continentale, è oggi molto concentrata su questo tema della persona. D'altra parte, questo carattere trasversale, cioè capace di collegare fronti anche diversi ed opposti, dell'idea di persona è riconoscibile soprattutto nell'orizzonte della bioetica quella che chiamiamo bioetica anche lì per quanto divisi su tutto laici e cattolici cioè divisi su chi sia il proprietario della persona Dio che l'ha creata o la persona stessa divisi sul momento in cui si diventa persona, nel momento della concezione o più tardi, nel momento della nascita. E però, divisi su tutti, laici e cattolici convergano nell'identificare la persona come la soglia decisiva attraverso la quale quello che è una falda biologica senza significato diventa invece qualche cosa. Di intangibile, di sacro, di dotato di, di qualità. E, e allora prima ancora di interrogare appunto l'antinomia, la contraddizione che stiamo venendo decifrando, fermiamoci ancora un attimo su questo grande successo della nozione di persona. No? Uno dei termini più fortunati. Se si leggono i giornali, i libri, se si seguono i dibattiti televisivi, forse l'altro termine che ha una pari fortuna oggi è quello di democrazia, no? E peraltro le due cose sono per molti versi collegate. Allora, perché questo grande successo della, della categoria di persona? Ma intanto si tratta di una parola che ha una grande ricchezza semantica. Dovuta al fatto che ha una triplice radice l'idea di persona. Una radice teatrale, ricordate, persona significa etimologicamente maschera che appunto gli attori antichi portavano sul volto, quindi una matrice teatrale, letteraria. Una matrice teologica, persona è un concetto, come vedremo, importante della tradizione cristiana. E anche una matrice giuridica, il concetto di persona è decisivo nel linguaggio giuridico romano, ma anche moderno. Quindi il successo di questa categoria nasce anche dal fatto che sta a cavallo di lessici diversi: letterario, teologico, giuridico, politico. Poi c'è una seconda ragione di ordine storico di questo successo. Cioè il il successo della persona soprattutto nasce si, e si sviluppa dopo la seconda guerra mondiale. In particolare l'idea di persona è il perno della dichiarazione dei diritti universali dell'uomo del 1948. Perché? Perché l'idea di persona intende reagire a quello che è stato, diciamo, il tentativo nefasto del regime nazista. Di schiacciare l'idea di uomo sul suo semplice corpo biologico, inteso peraltro in senso razziale. No, I nazisti, che cosa dicevano? Tu vali non in quanto sei una persona ma in quanto nel tuo corpo c'è un certo sangue, il sangue di una certa razza, quindi quello che contava era solo appunto il dato biologico. Ecco, contro questa ideologia nazista sconfitta nella guerra, la categoria di persona vuole appunto reagire stabilendo che nell'essere umano, oltre all'elemento biologico e corporeo, c'è qualcosa d'altro, un elemento razionale, volontario, spirituale, che è appunto il dato personale. Mm. Ora, eh, qual è il problema che a questo punto si pone? Il problema che a questo punto si pone è che, nonostante l'uso continuo, pervasivo, del termine, della nozione, dell'ideologia di persona, in realtà quello scopo che si voleva ottenere di riunificare l'essere umano, corpo ed anima, bios e zoe, come dicevano i greci, e soprattutto di poter certificare che ogni essere umano ha dei diritti inalienabili, questo progetto se non è fallito incontra delle forti difficoltà. In, dappertutto i diritti umani sono dichiarati tali, ma il più importante di esso, il diritto alla vita, è tutt'altro che realizzato in larga parte del mondo, ma anche nel nostro stesso mondo. Milioni, milioni di persone morte per fame, per malattie, per guerre. Sottosviluppo, e allora ecco perché? Perché nel momento in cui l'idea di persona, come dire, sventola su tutte le bandiere, non si è riusciti a realizzare quello che appunto si era promesso, ci si era promessi. Ecco la mia risposta che ho fornito in particolare nel libro prima affettuosamente citato da Carlo, ma che riprenderò anche oggi, sta nel fatto che l'idea di persona tutt'altro che riunire qualche cosa che era diviso, no? l'essere umano come insieme di anima e di corpo, tende al contrario a creare una separazione. L'idea di persona è qualcosa che non unifica, ma che separa o meglio che determina un'unità fondata su una divisione. Vediamo come. Già questo elemento è presente nella dottrina cristiana. Dottrina cristiana grande ricchezza spirituale, tante, come dire, tante modalità di essere cristiano, ma stiamo diciamo ai dati basilari di fondo. Due sono dogmi che ci interessano, il dogma della Trinità e il dogma dell'incarnazione di Cristo. In ognuno torna il tema della persona e in ognuno l'unità si presenta articolata in una separazione. La Trinità è costituita da tre persone separate l'una dall'altra di il Padre, il Figlio, lo Spirito e anche nell'incarnazione di Cristo, Cristo ha dentro di sé due nature, due sostanze, una divina e una umana. Non solo, ma tra queste due nature o sostanze, una è superiore all'altra. Ecco. L'idea di persona, almeno in senso teologico, ha dentro di sé questa, questo strano meccanismo essa mette insieme due cose diverse di cui l'una, il corpo, è sottomessa all'altra. D'altra parte, anche nella concezione cristiana, attenzione, il corpo non è pensato come qualcosa in sé di cattivo perché è anche è stato creato da Dio ma rappresenta pur sempre la parte animale dell'uomo, tanto che lo stesso Sant'Agostino dice l'uomo è immagine e somiglianza di Dio solo per la sua parte razionale. Tutto ciò che attiene ai bisogni corporei costituisce una sorta di malattia dice Sant'Agostino. E del resto il filosofo cattolico Jacques Maritain Punto partecipò alla elaborazione della Dichiarazione dei diritti universali del 48, definisce la persona come un tutto signore di se stesso e dei suoi atti, ed è tale solamente se esercita un pieno dominio sulla sua parte animale. Cioè dice Maritain, questo grande filosofo cattolico: tutti noi siamo un tutto in cui una parte di noi esercita un dominio sull'altra parte di noi, sul, sulla nostra parte animale. L'essere umano è costituito da due parti. Chi di noi ha un dominio più forte sulla parte animale, lui sarà veramente una persona. Quindi già l'idea di persona comincia a definire una differenza tra gli uomini che hanno un vero dominio sulla propria parte animale, sui propri istinti sui propri bisogni, sui propri desideri, e sono le vere persone, e invece altri uomini in cui, al contrario, è la parte animale a dominare. E vedete che già l'idea di persona, giocando su questa unità e separazione all'interno di ogni singolo uomo, determina anche una separazione all'interno del genere umano tra coloro che sono più capaci di dominio, di dominare la bestia che hanno dentro di sé, e coloro invece che, essendone meno capaci, come dire, sono meno persone, si avvicinano più all'animale che all'uomo. Questo meccanismo che io chiamo dispositivo, dispositivo è un termine appunto che Foucault ha molto usato, poi anche altri filosofi, dispositivo significa questo, quando un concetto produce un effetto reale. No? Ci sono dei concetti che sono tali che non producono effetti, ci sono invece altri concetti che producono degli effetti, hanno un valore, come si dice, performativo. Eh, la categoria di persona è appunto un dispositivo perché produce effetti. Ed è così, abbiamo visto la radice cristiana soprattutto per quel che riguarda il diritto, categoria di persona, una categoria decisiva della tradizione giuridica occidentale che nasce in particolare a Roma proprio con l'effetto di distinguere tra coloro che sono persone a pieno titolo quelli che erano i patres, i padri delle famiglie romane e tutti gli altri che persone non sono, che sono meno persone o non sono affatto persone come gli schiavi che erano assimilati alle cose che stanno sotto la mano o sotto il dominio delle persone figli, mogli, donne non sposate, clienti debitori, servi, schiavi. Alla cima della piramide romana ci sono quelle poche persone che sono i padri adulti e liberi e sotto, divisi da varie soglie, delle quasi persone, delle semipersone, delle metà persone delle non persone delle antipersone no? vedete come questo, il diritto romano è guidato diciamo soprattutto da quella che il grande giurista Gaio definiva la summa divisio de jure personarum cioè la somma divisione del diritto delle persone subito legando l'idea di persona a quella di divisione, nel senso che, dice Gaio, dentro la categoria di persona entrano ipoteticamente tutti, ma entrano tutti con diversi livelli appunto di personalità. Ci sono i liberi e ci sono i servi, ci sono gli ingenui e ci sono i liberti, cioè gli schiavi liberati. E via di seguito. Quindi tutto il meccanismo del diritto romano si determina come una sorta di albero che si sdoppia continuamente da una parte coloro che comandano, dall'altro coloro che non soltanto obbediscono, ma che sono veri e propri oggetti nelle mani di coloro che comandano. Voi potreste dire: Ma insomma, sì, questo però accadeva nel diritto romano. Duemila anni fa, Beh, non dimentichiamo che la schiavitù è stata abolita appena un secolo e mezzo fa in America ed è stata abolita parzialmente: nel senso che tutti noi sappiamo come nelle nostre città esistano degli schiavi il cui corpo appartiene ad altre persone che si definiscono tali persone proprio perché hanno. Il dominio di questi corpi non personali a cui non viene attribuito il nome di persona. A Roma, questo valeva addirittura per i figli sottoposti al diritto di vita o di morte da parte del padre, soprattutto nella stagione arcaica: il padre poteva questi figli ucciderli, prestarli, venderli e anche dopo averli venduti per tre volte conservava su di essi la patria potestà insieme al compratore. Quindi i figli erano doppiamente cosa res servile nelle mani del vecchio padre e nelle mani del nuovo compratore. E siccome tutti i romani sono stati figli, tutti nascono figli, tutti noi nasciamo figli, tutti i romani nascevano schiavi. Alcuni pochi si liberavano e diventavano padroni, avendo a loro disposizione altri schiavi, altri restavano in una zona di indistinzione, di passaggio tra l'un livello e l'altro. Quindi vedete come il dispositivo della persona funziona proprio definendo varie soglie di umanità e nel continuo passaggio. Dalla bassa a quella alta e da quell'alta a quella bassa. A Roma c'erano proprio degli, dei rituali, la manumissio oppure l'emancipazio, che sancivano la progressiva liberazione dello schiavo o il progressivo asservimento del libero. E quello romano è un geniale e terribile diritto. no? Terribile diritto, perché è una grande fantasia per fissare i livelli di subordinazione degli uomini e delle donne. No? Nessuno a Roma era persona per, per sempre, qualcuno lo diventava, qualcun altro non lo era più, qualcun altro passava per la fase della persona prima di precipitare nel regime della cosa. Ecco allora, l'idea di persona nella sua origine è sempre legata paradossalmente all'idea di cosa. Gli uomini persone erano coloro che tenevano sotto il loro potere gli uomini cosa, che potevano ridurre gli uomini, alcuni uomini, a livello di cosa. Abbiamo visto radice teologica, radice giuridica. A Roma c'è una terza radice del concetto di persona che è la radice filosofica, per così dire, no. Boezio, per primo, pare abbia dato questa definizione della persona come nature rationalis individua substantia, cioè sostanza individua di carattere razionale. Quindi batte fin dall'inizio l'accento sull'elemento della razionalità quello che conta nella persona è il suo carattere mentale, razionale, non coincidente rispetto all'elemento biologico in cui pure la ragione è inserita. Io non so se in questi primi incontri voi avete trattato la nascita del tema e del significato di soggetto, subjectum, le tante evoluzioni che ha avuto nella sua storia tra Leibniz, Kant, vabbè, no, non voglio entrare in una materia un po' complicata. Diciamo che tuttavia, così come l'idea di persona, abbiamo detto, essere un meccanismo, un dispositivo che mentre personalizza gli uni, spersonalizza gli altri, o nell'esempio da cui siamo partiti della rivista Time, la stessa persona da un lato lo personalizza, gli dice tu sei la persona dell'anno, dall'altro siccome lo dice a tutti quanti... E poi con un'altra mano gli toglie il carattere singolare e personale. Quindi, questo strano meccanismo di eh, personalizzazione e spersonalizzazione che ci fa proprio ricordare Foucault, quando dice che, eh, come dire, il modo di rendere le persone soggetti, il modo di soggettivazione è sempre legata alla figura dell'assoggettamento. Un esempio che Foucault fa e che ci fa capire molto bene quello che dice è l'esempio della confessione. Quando ci si confessa non necessariamente a un prete, anche ad un amico. Che cosa si sta facendo? Da un lato si rivendica la propria soggettività, io sono questo, dall'altro ci si sottomette al giudizio e anche nel caso poi religioso alla, come si dice, alla penitenza che l'altro ti attribuisce. Quindi si crea soggettività assoggettandosi, sottomettendosi a un dispositivo come appunto è anche quello della confessione. E quindi, per farvelo breve, nella tradizione filosofica ricorre quella stessa differenza, divisione che abbiamo riconosciuto nella teologia e nel diritto tra una parte razionale dominante e una parte corporea sottomessa. Anche Cartesio, quando distingue tra res cogitans, ricordate, e res extensa, assimila la prima alla mente, affidandole il compito di direzione, e la seconda al corpo, che ne diviene in qualche modo, da un lato il contenitore e dall'altro l'oggetto. In particolare, filosofi liberali come Locke, come Hume, come Mill che cosa dicono eh, ogni essere umano è composto da un elemento funzionale l'io, il soggetto non più considerato una sostanza ma una funzione e poi un elemento corporeo che gli è appunto sottomesso nella concezione liberale ogni uomo come dire, non è il proprio corpo, ma ha il proprio corpo, possiede il proprio corpo. Io sono proprietario del mio corpo. Questo ci sembra una frase ovvia, no? Naturalmente, detto così, significa, portando la cosa alle sue estreme conseguenze, essendo proprietario del mio corpo, io posso, che so, strapparmi un occhio e venderlo. Oppure posso tagliarmi un braccio e metterlo al posto dell'orecchio. Se è vero che io sono proprietario di tutto il mio corpo, significa che posso farne assolutamente ciò che voglio, che il mio corpo è una cosa nelle mani di un proprietario. No? Questa è in fondo la concezione liberale. Non dicono, io sono. Chiedo come una cosa, dicono io ho il mio corpo. E addirittura alcuni autori come appunto Peter Singer o Hugo Engelhardt, che sono considerati gli esponenti della bioetica liberale, ritornano espressamente a quel concetto romano di persona che distingue tra le persone a tutti gli effetti, che sono gli uomini adulti e sani, uomini e donne adulti e sani. Poi i bambini sono persone potenziali perché non hanno ancora un cervello ben formato. Poi ci sono i vecchi che non sono tanto più persone, stanno uscendo fuori. Poi ci sono i malati irrecuperabili o i malati terminali, che sono non persone, dicono questi autori. Poi ci sono i folli, i pazzi, che sono il contrario della persona, sono le antipersone. E sostengono questi autori chi è che decide del destino di queste non persone? Le persone che le hanno in custodia, che possono decidere in base a considerazioni. Economiche, sociali, politiche, di farne ciò che vogliono, di tenerle in vita o di lasciarle scivolare nella morte, o di condannarle di fatto a morte. Ecco, allora, se tutto ciò è vero, no? La filosofia, il compito della filosofia, qual è? Di, diciamo così, di decostruire alcune, alcuni luoghi comuni. Alcune evidenze che sono come dire sembrano immediate, ma non lo sono. Tutti noi siamo abituati da sempre a pensare all'idea di persona come un faro di civiltà, ma e, e lo facciamo con, con assoluta come dire, autenticità. Tutti i padri fondatori che hanno usato il concetto di persona lo hanno fatto con questo spirito positivo, però. Noi che facciamo questo nostro mestiere di, 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 della filosofia dobbiamo anche cercare un po' di vedere che ci sta dentro queste macchine, dentro queste parole del linguaggio filosofico politico e qui abbiamo trovato una contraddizione profondissima che forse spiega il motivo per cui oggi non si riescono a realizzare quei famosi diritti umani basati sull'idea di persona, perché i diritti umani si presuppongono che tutti gli uomini abbiano gli stessi diritti, ma abbiamo visto che fino adesso almeno l'idea di persona ha funzionato separando all'interno di ogni essere umano due parti, una superiore e una inferiore. E separando all'interno del genere umano tra vere persone, false persone e non persone, persone cose, persone animali. Eh, forse c'è un, un problema. Ecco, rispetto a questo, io non andrò molto avanti, qualche altro minuto mi prendo. per proporre qualche riflessione sul tema dell'impersonale. No? Diciamo così la, la cultura, la grande cultura, non solo filosofica, ma la cultura artistica, la cultura letteraria, la cultura psicoanalitica, la cultura musicale, la cultura filmica, ha colto questo elemento, pur senza teorizzarlo, ma ha proceduto alla stessa decostruzione del concetto di persona che stiamo tentando noi oggi. Pensiamo per esempio alla pittura. Voi tutti sapete che a partire almeno dagli anni 30 del, del secolo scorso eh, non si fa più pittura rappresentativa delle figure cioè no? la, figura, la, la figura come dire è sfigurata dai grandi pittori pensate a Picasso, pensate al cubismo ma già all'impressionismo no? cioè, i pittori cominciano a loro modo con il loro linguaggio, con il loro strumento a decostruire l'idea di persona no? l'idea di figura umana e cominciano a muoverla. Questo accade per esempio anche nella psicoanalisi. Che cosa dice Freud? Al centro dell'atteggiamento, del comportamento di ogni essere umano, non c'è solo l'elemento volontario e razionale, c'è una falda, l'inconscio, che determina i nostri atteggiamenti. E che è come dire la parte impersonale presente in ciascuno di noi. Cioè, ciascuno di noi nei suoi atteggiamenti reali non si comporta certo come quella famosa persona razionale e volontaria a cui alludeva Boezio. Si comporta in un mondo complesso, complicato, in cui incidono elementi istintivi passionali, emotivi, un qualche cosa che si sottrae alla cornice razionale dell'idea di persona e che la sorpassa. La stessa cosa vale per la grande letteratura, grande letteratura, diciamo a partire Musil, Kafka, Proust, l'uomo senza qualità di Musil è un uomo non personale, non ha qualità, è uomo senza qualità. Cioè è qualcuno che non riesce neanche più a parlare in prima persona. I personaggi de, 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 dei grandi romanzi di quella fase vivono l'esperienza dell'impersonalità. Pensate a Kafka, no? dove il personaggio può essere un ragno. In un passaggio continuo dall'uomo all'animale, appunto dal personale all'impersonale, un mondo che la, 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 la vecchia canzoncina della persona non riesce più a recitare, no? E Proust, in cui il rapporto tra presente e passato spezza. La linea della memoria personale ed inserisce pezzi di vita che non rientrano appunto nell'esperienza individuale in quanto tale. Oggi eh, voglio chiudere riferendomi a quanto ci diceva prima Carlo no, sul tema della biopolitica, se ne potrebbe dire tanto no, di questo grande tema del nesso diretto tra politica e vita. Si potrebbero fare tanti riferimenti al mondo di oggi, appunto alla guerra, alla, alle situazioni che mettono vita e politica l'una di faccia all'altra. Ma prendiamo la cosa da questo punto di vista, dire che la vita è entrata al centro di tutti gli scenari, come già aveva fatto, come già aveva fatto il filosofo Nietzsche quando diceva... Guardate che i problemi politici dei, secoli, dei decenni e dei secoli a venire non saranno più qual è il miglior regime, non saranno più come distribuire giustamente il potere, ma sarà cosa è la vita umana, cosa facciamo della vita umana, possiamo farne qualche cosa, Possia, dobbiamo assumerla in quanto tale o possiamo modificarla. Non, non, non è il vecchio, la vecchia idea del contratto sociale in cui individui personali si mettono insieme e decidono che tipo di regime volere, no, dice Nietzsche: la, la politica è attraversata dall'irrompere dall dei corpi, dall'irrompere della vita al centro di tutte le decisioni politiche significative. Ecco, se. Il tema della soggettività ha guidato tutti questi vostri incontri e certo soggetto non è una nozione da abbandonare, neanche persona è una nozione da abbandonare, ma sono nozioni da attraversare, da capire, da rovesciare e forse dietro l'idea di persona, di individuo e di soggetto preme qualche cosa di più complesso, appunto di meno individuale e personale, qualche cosa che ci attraversa, ci coinvolge, ci trasforma tutti, che è l'idea di vita. Forse oggi, oltre a un'attenzione alle grandi categorie filosofiche classiche, soggetto, individuo, persona, la nozione di vita Richiede di rivedere il nostro antico vocabolario e di modificarlo in base alle esigenze dell'attualità. Grazie.